riff, una chitarra e gin rock. Questo è il sale del rock. Sigla. Benvenuti e benvenute alla quarta puntata del nostro Gin Rock. Vi ricordo di seguirci sempre su facebook.com/la televisione web, di condividere i nostri video, ma soprattutto di mettere i nostri like. Abbiamo qui con noi quest'oggi il nostro Mitch, nonché Michele Andrea Scalzo dei Medulla. Buongiorno. Ciao Mitch. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Molto bene. Dunque, lui è in versione di cantante dei Medulla. Sì. Nascono nel 2008. Sì. Perfetto, guarda, sono preparatissima, sappila. Allora, nascono nel 2008. La formazione classica nasce con Mitch, vai, Iago Piconese, nonché Marco Piconese, sì, nonché Pico. Sì. Marco Antonucci, nonché Ante. Sì. E soprattutto Carlotta Di Vitini, nonché Charlie. Soprattutto. Soprattutto, certo, soprattutto. La donna ci mette un soprattutto, mi sembra chiaro, no? No, ci sta. Ci sta. Ok, perfetto. Primo disco autoprodotto esce nel 2010, Introspetti. Sì. E com'è sto disco? È strano forte. È cupo. L'ho scritto. È macabro. No, però l'hai scritto tu, quindi ti lascio la parola. Ma Introspetti è stato il primo esperimento su me stesso, soprattutto all'inizio, nel voler tornare a fare della musica. Ok. Quindi, ma anche se nell'ambiente in cui ero c'era un sacco di gente che faceva musica e lo faceva in modo serio, e hanno un po' riscoperchiato in me la giostra del voler ricominciare a suonare, provare a sperimentarsi con la voce, perché non avevo mai cantato se non in un progetto un po' più piccolo. E quindi compongo i primi pezzi e poi cerco le persone che vogliono condividere con me questo delirio. No, giusto, sì. Questo delirio mi piace, questa follia. Esatto. Bello, bello. E queste persone sono state disposte? Ma sì, follemente sì. E fra l'altro Charlie, che è stata anche l'ultima a entrare nel 2010, sì, è entrata proprio a cavallo della produzione del disco. Ah, è entrata dovendo subito metterci tutto, perché aveva 3 mesi e poi entrava in studio. Charlie, che vogliamo ricordare, è alla tastiera. È tastiera, piano. Sì, il pianoforte, sì. Perfetto, bello, bello, bello questo disco. E sotto produzione artistica, ricordiamolo, così sì, insomma, sicuramente gli farà piacere. No, sicuramente. Farà ciao, piacere Ollie. Anche a noi, ciao Olly. Produzione artistica di Olly degli Shandon, che fra l'altro ha prodotto anche quello nuovo di disco. E dopo, allora lancio il primo videoclip del disco, Introspetti, il gancio da macellaio. Il gancio da macellaio ti prende alla base del cranio ed esporta e decodifica la tua follia biochimica. Il gancio da macellaio ti prende alla base del cranio ed opera come il bisturi di un chirurgo primario. Ti scinde corpo ed anima, sventra la sua vittima con matematica, macchina che macina, finché scorge un ricordo infrangersi su specchi stabili, raccoglie il fumo assaporandone l'antico aroma sopra, fatto vince Dio, soffitto mi abbandona e alla
eccoci tornati. Fantastico questo gancio da macellaio che ti prende la base del cranio. No, mi piacete un sacco. Si vede? Si no. vede? Fa niente, chi se ne frega se si vede. Sì, lo dico, sono i miei preferiti, un gruppo tra i miei preferiti. Quindi, si vede? Chi se ne frega? Comunque. Segno dopo. dopo firma. No, non è vero, non ce n'è bisogno. Figurati tu, è bastato un disco, il nuovo disco. Perfetto. Va bene. Che dopo gli facciamo anche pubblicità. Dunque, primo singolo e videoclip è Gancio da macellaio. Sì. Secondo, Favola Noir. Sì. Dopodiché un po' di stop, diciamo così. Sì, nel 2012 abbiamo pensato di fermarci per lavorare al nuovo disco, ma poi, come spesso accade, si è un po' ti areni. Sì. Quindi noi abbiamo avuto questo momento di arenaggio, siamo spiaggiati e poi invece volendo capire se riprendere la cosa in modo serio e tutto o abbandonare, perché poi non è che cosa deve fare una cosa, cioè. No, certo, uno ci fa. Anche perché esce dopo il secondo disco che poi chiaro. Dici che cavolo ho fatto, no. No, chiaro. Anche perché nel disco ci vuole tanto lavoro, quindi è un peccato, no? Esatto. E abbiamo rivisto la formazione, ci siamo parlati, siamo guardati a quattro occhi, infatti poi anche per scelte di vita Marco Antonucci, primo bassista e primo batterista, ha deciso di fare altro. E infatti salutiamo, ciao Ante. Ciao Ante, ciao Marco. Ti vogliamo tanto bene. E da lì, da quando c'è stata questa mini rottura all'interno della band, con la ricerca del nuovo batterista si è rimesso proprio in moto tutto il motore della cosa. Chiaro. È come se avere una rottura all'interno poi avesse creato un nuovo proprio rilancio proprio della band. Quindi poi in 6 mesi ne ha fatto praticamente tutto il disco. Quindi è stata una perdita, ma allo stesso tempo un incentivare tutti gli altri a lavorare di più. Sì, a dire, cavolo, rimettiamoci in gioco, no? Spesso i traumi servono poi a rilanciarsi. Esatto, a una migliore rinascita. Esatto. E infatti, pare che nasce un nuovo disco. Sì. 2014, targato 2014. Sì, poi di fatto è stato composto tra il febbraio e il giugno 2013. Perfetto. Camera oscura. Ricordiamolo. Sì. È bello, è spettacolo, prendetelo. Dobbiamo fare un po' di pubblicità, amici. Sì, quindi no, anche vai, tu vai, dici, spingi, seguitelo, ci piace. Infatti adesso vi mostriamo subito, per farvi vedere che abbiamo ragione, che non diciamo fesserie, il secondo videoclip tratto dal secondo album Camera Oscura, La Filastrocca, per voi. Ho perso le cose più strane, la mia ragione è l'ultima. Lo specchio riflette un po' male, c'è un pensiero che mi mastica. Lui ride, mastica. Mi graffia. Potessi scindere il vero dal falso e comprendere il significato di un bimbo seduto che immagina il raio sospeso al filo di tela, l'uomo in volo che si dimena. Il raio sospeso al filo di tela, l'uomo che al collo un cappio si lega. Il raio sospeso al filo di tela, l'uomo in volo che si dispera. Mastica. Al filo di te.
Rieccoci. Rieccoci. Bella. Bella. Senti, no, allora, ieri dovete sapere, questa è una chicca, ve la do e via. Allora, ieri ho visto il video, vedo il video, mia mamma lo ascolta, ha in cuffia, toglie le cuffie e mi dice, con aria un po' stupefatta, un po' tra lo sconvolto e il figo, lo guarda e mi dice, Giada, bello è bello, il tuo amico ha una gran bella voce, virgola, ma i suoi genitori non sono un po' preoccupati? Cioè, io sono caduta dalla sedia, ve lo giuro. Cioè, i genitori non sono preoccupati, cuore di mamma, ovviamente. No, è stata bellissima, vedi? Eh sì, me l'ha chiesto mamma. E quindi non, allora, ho detto, non lo so, glielo chiederò domani. I miei, no, diciamo che hanno deciso in qualche modo comunque di supportarmi in questa cosa. Ok. E non capisco perché. La motivazione è perché sono preoccupati. Sì. No, ogni tanto mia madre mi fa delle domande. Ma questa canzone, io dico, mamma, va bene. Ah, è boh, a sé. Esatto, va bene, sì, ok, no. Non sono preoccupati, quindi no, ufficialmente i genitori di Mitch non sono preoccupati. O comunque non è un problema. O comunque non è un problema suo. E noi non lo sappiamo. Omertà. Omertà. Viaggi bene in omertà, sì, e tutto, esatto, il silicone. In questo caso sì. Bella zio. No, vi volevo assolutamente ricordare di prendere il disco, perché è importante, è figo, guardatelo. C'è da boh. Adesso non so se l'inquadratura è giusta, il regista adesso mi si incazza, però è figo un sacco. Questa è Camera Oscura, quell'oro, sì, sono i Nidulla. Sì. Dai cazzo. Dai cazzo. Molto bene. Io purtroppo vi devo salutare. Però no, figata, cioè, giusto, giusto, giusto. No, è importante. Progetti futuri. Progetti futuri. Stiamo facendo la lavorazione del secondo singolo, che sarà La Bestia. Ho visto già le foto. Sì, sì. E a proposito di foto, vai, vai, tu parla, che io c'è intanto faccio vedere una chicca. C'è un po' di spoiler da parte della produzione, ma fanno bene, e quindi spoileriamo un po'. Poi, fondamentalmente, suonare, suonare, suonare. In questo momento, se non proviamo il disco dal vivo, possiamo anche smettere. No. No, il disco ci torna, si suona dal vivo, quindi giusto, giusto. Stiamo cercando date, fare date, e secondo me hanno qualcosa per te. Eh beh, hanno qualcosa per me, io lo so perché. Perché intanto che tu parlavi, sì, facevo vedere questa. Questa è praticamente, vi mostro anche questa, è il negativo di Camera Oscura. In ogni disco, sì, cioè, che figata, c'è una foto numerata, quindi ognuna diversa dall'altra. Sì, io ho la 496esima ed è questa. Di 500. Di 500, cioè, quindi sono proprio gli sgoccioli. Esatto. Ed è la foto. Quindi vi beccate pure la foto, basta, lo voglio. Cioè, dovete prenderlo, basta, finita. A posto, è così. Dai. Quindi, nulla, io adesso purtroppo ti devo salutare, perché sì, sono a regina, mi fa un baiolo tanto. E ricordiamo però i contatti importantissimi. Il nostro è facebook.com/la televisione web. Mi raccomando, condividete, mettete mi piace, taggatelo, ask, tutto e di più, mi raccomando. I tuoi? facebook.com/medullaitalia oppure www.medullaitalia.com. Tutto, anche lì, spammate video. Spammateci. Via, spalmateci, spammateci, fate di tutto, perfetto. Mi raccomando, seguiteci fino alla prossima puntata di Gen Rock. Ed ora stay.